Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono la presidente della sezione comunale dell'AMPI, Ida Peirot D'Agata. E in questo giorno di memoria, e non solo di memoria, e di ricordo, è il giorno della responsabilità. Veniamo chiamati tutti quanti, sull'esempio dei partigiani che ci hanno regalato in quel 25 aprile di 70 anni fa la libertà, che combatterono per la pace. E oggi il nostro dovere è quello sì di ricordare questi morti, i lutti, la fame, la miseria, ma specialmente di onorare la memoria di tutti quei giovani, di quelle donne, di quei liberi professionisti, di quei militari che scelsero, che seppero scegliere dopo l'8 settembre. Si armarono, sì, ma lottarono per poterci dare una nazione, per poterci ridare l'unità di popolo, per poterci ridare la pace, la libertà, la dignità di popolo, tutti i principi e i valori che sono nella nostra Costituzione, che non è una semplice carta, incarna questi principi, per cui uomini hanno scelto e sono morti, e abbiamo una grande responsabilità, quella di mantenere questa memoria alle nuove generazioni. Oggi ci vedete con le biciclette, il ricordo di quelle donne che collaborarono con loro aiuto, con il loro intervento, con le loro staffette di biciclette a questo momento. Ed è in onore di queste donne, nell'esempio di questi uomini, di questi militari, che dobbiamo diventare tutti staffette di pace, staffette di responsabilità, di memoria, di informazione, di formazione, di cittadinanza attiva, di lotta contro la corruzione, ai nuovi volti del fascismo. Il fascismo non è morto, è sempre lì, lo vediamo, lo sentiamo. Il fascismo è quando c'è la corruzione, quando c'è l'evasione fiscale,
quando ognuno di noi nel proprio posto di lavoro e quotidianamente non fa il proprio dovere, quando non c'è giustizia sociale, quando c'è la fame, quando non ci sono diritti, quando si cerca di stravolgere la nostra Costituzione, che è nata dal sangue di questi giovani, di queste donne, di questi uomini. Ricordiamolo, sì, ma non ricordiamo solo il 25 aprile, solo in questo giorno e solo perché oggi sono 70 anni che godiamo di questi diritti. Ricordiamolo sempre, ogni giorno, parliamone ai nostri figli, ai nostri nipoti, nei nostri luoghi di vita quotidiana. Siamo d'esempio, dobbiamo essere d'esempio, perché più che le parole servono esempi, esempi di vita per le nuove generazioni. Buongiorno, buongiorno ai cittadini presenti, buongiorno ai rappresentanti delle associazioni e buongiorno alle istituzioni che ci onorano di presenziare alla celebrazione del 70° anniversario della celebrazione della festa della liberazione d'Italia. Vi porto anzitutto i saluti del sindaco che oggi non ha potuto presenziare ed è molto rammaricato per questo. Io inizierei una breve riflessione citando un passo della nostra Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Questo è stato l'insegnamento che i padri costituenti hanno voluto sancire nella parte fondamentale della Costituzione, quella che è assolutamente inattaccabile e non modificabile, a meno che non vi sia un colpo di Stato. E tutte le volte in cui ciò avviene, in Italia noi subiamo un colpo di Stato, o dovesse avvenire. Perché? Perché purtroppo oggi le staffette di cui si parlava poc'anzi, quelle donne coraggiose, quegli uomini, quei ragazzini, verrebbero individuati e immediatamente uccisi con i droni, senza bisogno di fare alcuna fatica. Non possiamo più permetterci in questo mondo una guerra, non possiamo più permetterci assolutamente di avere dei conflitti che non vengono risolti con la diplomazia, se ci piace usare questo termine, ma comunque discutendo e risolvendo le problematiche, non imponendo soluzioni che non possono mai essere accettate se non sono condivise. E allora, se questo noi riusciamo a fare oggi, commemorando il 70° anniversario della liberazione d'Italia, noi abbiamo ottenuto l'obiettivo, lo scopo che si erano prefissi i padri costituenti, altrimenti sarebbe una vana ripetizione di momenti, di incontri, di discorsi, di parole, di chiacchiere che nulla lascerebbero a ciascuno di noi, se non il piacere di aver partecipato ad un incontro con delle persone gradevolissime, delle persone simpatiche, delle persone amiche. Questo come possiamo ottenerlo? Possiamo ottenerlo soltanto se ciascuno di noi, nel proprio ambito, nella propria sfera, iniziando dalla famiglia, perché è il nucleo fondamentale, e poi a scuola, e poi nelle istituzioni, e poi ovviamente nel vivere sociale, nel contesto, riusciamo a portare avanti questa che è un principio fondamentale della nostra Costituzione nella nostra vita. E allora così, da esempio, fungendo da esempio a tutti, riusciremo magari pian piano, io non credo che si possa con una bacchetta magica risolvere tutte le problematiche, assolutamente, ma io credo che con l'esempio, con la costanza, con la volontà e perché no anche con l'abnegazione dei rappresentanti, per esempio delle forze armate che abbiamo qui, dei rappresentanti delle forze di polizia e dei carabinieri che sono qui, gente che quotidianamente si sacrifica, si espone, rischia e molto spesso subisce lesioni e a volte muore. Per difendere cosa? Per difendere questo principio di libertà contro tutti coloro i quali cercano di aggredirlo e di privarcene. La libertà, signori miei, non è una cosa che ci viene data, nessuno ce la dà. La libertà ce la dobbiamo conquistare giorno per giorno, ma ripeto, non imponendoci a nessuno,
ma piuttosto collaborando l'uno con l'altro nell'interesse della nostra collettività e quello più ampio della nazione e dell'umanità. Con ciò io vi saluto e continuiamo i nostri momenti di celebrazione. Vent'anni regime fascista, vent'anni giovani che andavano a combattere, più o meno vent'anni avevano questi ragazzi. Per vent'anni l'Italia in genere subì limitazioni di diritti. Pensate che anche ad Avola qualcuno non riuscì a ottenere un posto nella pubblica amministrazione locale, tipo il medico condotto, perché non giurò fedeltà al fascismo. Il condizionamento di quell'epoca che scoppiò poi perché qui abbiamo vissuto, differentemente dal centro e nord Italia, la questione della resistenza. Noi fummo occupati con l'avvisaglia del 9 luglio del 43, che furono lanciati dei
manifestini colorati anche in questa città, dove si diceva: andate fuori dal centro abitato, colpiremo gli obiettivi militari. E quindi tutta la popolazione cominciò a soffrire di quella problematica in cui l'aveva indirizzato il 10 luglio del 1940 quella comunicazione di guerra fatta da Mussolini all'Inghilterra e alla Francia, quando disse: vincere e vinceremo, l'ora fatale scattata, essere italiani di terra, di mare e di cielo. E da quel momento in poi gli stessi Avolesi subirono queste problematiche. Pensate che di recente è uscito un libro di Dugo, Carmelo Dugo, che dice: i genitori erano talmente preoccupati di questa occupazione alleata che mandarono il ragazzo a Istria, nell'Istria, a Trieste, e lì subì persecuzioni dai titini e in seguito poi anche all'occupazione del nord Italia dell'est da parte delle truppe di Tito. E qui i nostri concittadini subirono bombardamenti a partire già dalle prime ore di quella nottata del 10 e della mattinata, che portò poi in brevissimo tempo questi soldati dell'ottava britannica, dell'ottava brigata britannica ad occupare la città di Avola con un'infinità di paracadutisti che per errore erano andati a finire nel nostro territorio e che domandavano a chi incontravano, come è capitato con la famiglia di uno dei nostri qua amici iscritti all'Ampi, gli domandavano: Gela dove si trova? Per dire a Paolo Di Mauro, no? E in virtù di questa occupazione Avola soffrì parecchio i bombardamenti. Abbiamo testimonianza di tanti luoghi, fra cui in via Santa Lucia la famiglia Troia, in piazza Vittorio Veneto, dove siamo stati poco fa accanto al bar Magliocco, lì c'era una casa dell'avvocato Marotta, più sotto poi nella via Lincoln, all'inizio della via Lincoln, insomma in totale. Quindi poi ci fu anche che non solo ci bombardavano gli americani ma anche i tedeschi. Un aereo tedesco bombardò appunto la casa dei Marotta e poi anche delle case della contrada del quartiere Priolo. E eravamo bombardati da tutti. In sostanza 50 persone, a volessi circa, meno di 50, poco meno di 50, morirono per questi bombardamenti. Abbiamo avuto quasi 200 persone morte, militari, partigiani. Come voi pensate, dici, ma noi desidereremmo che da parte dell'amministrazione comunale si facesse anche un discorso differente a proposito del ricordare i morti anche che sono stati quei britannici, non solo gli eroi morti per una guerra voluta da Mussolini, che è anche giusto, gli eroi per una guerra sbagliata come Giuseppe Borbone, Luigino Adorno, Biagio Spina, questi tre che in tre contrade differenti di Avola si opposero da soli al nemico, da soli contro tutti. Ma sarebbe bene anche pensare a quei soldati britannici morti, e che io ricordo da piccolo al cimitero, noi vedevamo, noi quelli che alla fine degli anni 50, inizio anni 60, si impressionavano quelle tombe con quegli elmetti perforati al cimitero di Avola. Ora ci risultano solo due tombe di soldati indiani, a quel che ricordo io. Per dire, noi dovremmo fare qualcosa per ricordare questi morti, e non solo per ricordare questi morti stranieri che sono venuti qui a dare la libertà, ma anche ricordare con un lavoro scientifico serio da collegarsi. Ci sarà qualcuno in questa amministrazione che è collegato con l'università? C'è l'Istituto Superiore di Università di Catania che sta conducendo una ricerca sui partigiani siciliani. Noi abbiamo dei nomi di partigiani nostri rientrati dopo l'8 settembre, diciamo, con vicende personali. Qualcuno rientrò anche dopo il 1946, pensate, per le vicissitudini. E questi partigiani, fra cui Paolo Caruso, ex vigile urbano, come anche vigile urbano era Paolo Vincenzo Rossitto, un altro partigiano di Avola, Corrado Martorana, gente che nel nord Italia, come tutti gli altri partigiani siciliani, ne sono morti oltre 200 di partigiani siciliani nel nord Italia e nel centro nord Italia, questi hanno avuto la fortuna di ritornare, come ritornò anche il nostro generale Gian Greco, di cui parlammo l'anno scorso. Ecco perché Gian Greco, collegato a Ungaretti, Ungaretti collegato alla poesia, la poesia che esplose nel 1945 assieme ai canti e assieme ai balli per festeggiare la ritrovata libertà e per dire appunto mai più, mai più.
Dovevo volare avvoltoio vola via. Vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. Avvoltoio andò alla madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via. I miei figli li do solo a una bella fidanzata, che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. Miei carissimi, sono prigioniero dei tedeschi, e ciò dopo 8 giorni di micidiali battaglie. Questo è il 3° giorno di prigionia e ancora non ci hanno dato da mangiare. Chi scrive è un sottotenente marinaio che è prigioniero dei tedeschi a Cefalonia, assieme a un altro avolese con cui fa amicizia e che si chiama Corrado Rametta. Corrado Rametta, che è il genitore, per intenderci, di un vigile urbano attuale che si chiama Giuseppe, e Gaetano, l'altro figlio, Rametta, che è impiegato comunale. Questo uomo, Rametta, fa amicizia con questo Salvatore Denaro, fratello dell'onorevole Denaro, più volte sindaco di Avola, e si trova a Cefalonia, combatte. Loro, come tutti gli altri italiani militari, sanno il ritardo dell'armistizio firmato a Santa Teresa Longarini il 3 settembre, comunicato poi come armistizio di Cassibile l'8, e come tutti gli altri generali italiani, come tutte le forze armate, sanno il ritardo, mentre i tedeschi sapevano già del 3 di questo accordo. E i due fanno amicizia, legano diciamo, e si scambiano 2 lettere. Il Rametta dà la sua lettera a Denaro, nel caso si salvi Denaro, e Denaro dà la sua lettera, questa qui, dove Denaro spiega ai familiari: spero che tutto vada bene, io non temo nulla e sono prigioniero dopo 8 giorni di combattimento. Voi sapete, a Cefalonia a un certo punto questi soldati italiani finirono le munizioni, i tedeschi aumentarono la presenza nell'isola, quest'isola è nel Mar Ionio, di fronte quasi alla punta della Calabria, in linea d'aria lo si vede nel Mar Ionio, circa 20 ore di navigazione se dovessimo andarci direttamente, e prima di Patrasso, quest'isola. I due italiani sono assieme a tanti altri italiani, quindi senza munizioni, si sono quindi arresi ai tedeschi pensando di farla salva. Invece, lo stesso giorno che questo militare, questo marinaio, scrive la lettera ai suoi familiari, il 24 di settembre del 1943 viene fucilato assieme all'altro avolese, Rametta. Rametta è ferito con 3 proiettili, 2 alla schiena e 1 a un polpaccio, riesce a mimetizzarsi in mezzo ad altri cadaveri e così la fa franca. Dopodiché lo ritrovano dopo l'ubriacatura generale di quei soldati tedeschi, che per eseguire quella sentenza si erano pure ubriacati, pensate un po', la sentenza di fucilare tutti quei soldati della divisione Acqui, marinai di vario livello, e Rametta viene ritrovato vivo e portato in infermeria, dopodiché con la solita pensata dei tedeschi viene ricoverato in un campo di concentramento, uno dei soliti. E Rametta, da un campo di concentramento all'altro, va a finire a Potsdam in Polonia, in Germania, Potsdam, e da lì poi rientra dopo l'8 settembre, rientra come tutti rientravano i nostri soldati, come rientrò Carmelo Schifo, prigioniero per esempio nella Germania nord-occidentale, a Andebostel, assieme a tanti altri avolesi, l'avvocato Corrado Di Maria per esempio, Rosario Bellomia, Gaetano Munafò, scrittore, tanta gente di Avola, erano circa 15 ufficiali, tutti ufficiali di Avola, ricoverati, fra virgolette, in questo campo di concentramento del nord della Germania. Quando arriva ad Avola, Rametta pesa 47 kg, il generale Giangreco ne pesava 46 di kg, quando rientrò, pensate un po'. E quando andò verso casa sua, uno di quelli che rientrarono fu anche quello che amò tanto la costruzione di un museo in questa città, Salvatore Ciancio, anche lui ritornò né più né meno con quei chili, per dire, anche Salvatore Ciancio, il nostro amico archeologo, ora morto da tanto tempo. Rientrò il Rametta a casa e quando era nel suo quartiere, si avvicinava man mano, ecco la madre
era vestita di nero perché da 2 anni le era stata annunciata la morte del figlio, quindi tutti i familiari erano vestiti a lutto. La madre disse immediatamente: ma quello è un fantasma, e si mise a gridare in modo disordinato, dopodiché svenne. Si racconta che da ogni volta che quel reduce da una guerra ingiusta, da una guerra come tutte le guerre di questo tipo ingiuste, il Brametta dicesse ai suoi più immediati parenti che non accada più, mai più. Ecco la pace, ecco l'assessore, grazie per quel messaggio sulla pace. Grazie. Dove vola l'avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore.